bene, sappiamo che è una partita difficile contro una squadra che in casa ha perso solo la prima di campionato, poi l'ha vinta quasi tutte, ma questo non ci preoccupa, ma ci dà maggiore convinzione e consapevolezza che dobbiamo fare quel qualcosa in più per vincere la partita, perché ne mancano sempre meno. Vediamo anche col risultato dell'anticipo che comunque vincere sempre non è facile per nessuno, però gli altri giustamente li guardiamo per quanto riguarda i risultati perché dipende anche da quello e poi dobbiamo basarci su quello che dobbiamo fare noi che è quello di vincere più partite possibili. Gli acciaccati stanno meglio col fatto che chiaramente abbiamo due giocatori che sono fuori per tanto tempo e 4-5 che comunque non sono al top, però questo non capita nell'arco di un anno e non è sicuramente un problema. Dubbi non ce ne sono come sempre, c'è solo la consapevolezza che affrontiamo un campo difficile, condizioni difficili, ma come sempre, a maggior ragione che manca sempre meno partite per provare a vincere. Il caldo non è un problema di Savona, è più che altro le condizioni del terreno e il vento. Ma il campo più che per la pioggia, è più che altro per come rimbalza la palla, però noi comunque siamo pronti a queste cose, abbiamo giocato su tutti i tipi di campo e quindi niente, faremo come sempre sperando di fare anche meglio. Ma diciamo Greco ha determinate caratteristiche, è una punta, però rispetto diciamo, alle altre che abbiamo in organico fa un lavoro diverso, però adesso nell'avere le tre punte che abbiamo a disposizione chiaramente è anche un problema proprio di condizione. Adesso iniziamo a averle più in condizione, anche lo stesso Iemmello inizia a star sempre meglio, chiaramente. È stato tanto fermo perché poi, a parte che ha giocato poco, in questi 6 mesi ha avuto anche un brutto infortunio che adesso lo sta recuperando, anzi l'ha recuperato del tutto e giorno dopo giorno sta sempre meglio. Adesso c'è anche la sosta e sicuramente sia lui che come tutti gli altri io sono convinto che per la partita del Como saranno tutti al 100%. Con questo non vuol dire che non possono far parte della partita perché ci sono determinate partite e periodi dove uno anche se non è al 100%, per un pezzo di partita lo può essere, insomma. Non lo so, io penso che il Como è un'altra squadra che segna tanto e subisce anche tanto. Io sono dell'avviso che ogni squadra ha una sua identità, ha delle caratteristiche, ci sono squadre che hanno caratteristiche di palleggio, è chiaro che per avere caratteristiche di palleggio bisogna avere difensori di un certo tipo, centrocampisti di un certo tipo e ogni allenatore si adatta alle caratteristiche che ha. Con questo non vuol dire che nel calcio è meglio avere una squadra di palleggiatori piuttosto che di giocatori aggressivi, piuttosto che di seconde punte o di prime punte. Il fatto è che a 9 partite dalla fine, 10, 11, quello che è, siamo nella condizione di poterci giocare ancora qualcosa di importante, che non è scontato. Che comunque la mia squadra è molto più importante sulla carta inizio anno senza dimenticarcelo chi davano per favorito che a oggi sono dietro, quindi significa che qualcosa di buono abbiamo fatto. Con questo è normale che ci deve essere che cosa? La convinzione e la consapevolezza che arrivati qua non si è fatto niente e bisogna far di più, quindi questo è chiaramente il nostro obiettivo come l'obiettivo del nostro pubblico, del nostro presidente, perché sarebbe assurdo soffermarsi nel vedere quello che abbiamo fatto. Manca ancora tanto e in un modo o nell'altro noi ci dobbiamo arrivare a quello che è il nostro obiettivo. Sì, i nuovi diciamo che arrivano da campionati differenti, uno dilettantistico, uno del settore giovanile, sono ragazzi interessanti che il prima possibile chiaramente hanno bisogno di entrare in quello che è la nostra identità, di quello che è la categoria, perché le categorie ci sono per un semplice motivo, non solo di bravura e di mezzi tecnici, ma anche chiaramente di mentalità, di intensità, e quindi è chiaro che bisogna, non essendo avendo tutto il tempo a disposizione del ritiro, bisogna prima possibile, cosa che stanno facendo. Adesso poi tra l'altro c'è anche la sosta, quindi viene a pennello per far capire a tutti il prima possibile quello che è la Lega Pro, quello che è la Lega Pro della C1,
di quest'anno, perché comunque le categorie dalle giovanili rispetto ai dilettanti qualcosa di diverso c'è. A volte d'estate è un po' più facile perché hai 50 giorni di tempo prima che inizi, a gennaio a volte, però sono ragazzi che hanno dei mezzi, lo stanno dimostrando, è facile anche entrare in questo gruppo, quindi si sono già ambientati, è normale che sono appena arrivati.